Sud America, d'altronde questo è l'anno del Brasile, perché con i mondiali gli occhi sono puntati sulla Brasile. Buongiorno Andrea. Buongiorno. E i ritmi però sono quelli giapponesi, quantomeno di una nuova Genova che scopre il Sud America e lo fa con le percussioni. Tu mi raccontavi, sei stato in Brasile per diverso tempo, hai scoperto, ti sei innamorato, immagino, della cultura, della musica, e hai deciso di portare qui quell'esperienza con una scuola di musica. Partiamo dall'appuntamento. Domani e domenica, Porto Antico, cosa succede? Allora, domani in via Balbi alle 4:30 facciamo una parata, un carnevale brasiliano in via Balbi, e poi domenica il carnevale di Sarzano alle 2:30 e arriviamo in parata a Porto Antico per il gran finale, dove faremo questa sfilata, tanto di ballerine, poi si uniranno anche i bambini, perché tengo i corsi anche per i bambini, ci saranno un sacco di piccoli anche mascherati a unirsi a questo spirito carnevalesco, insomma, nello stile carioca. Genova come Rio, e d'altronde è anche il titolo di un video che compare proprio su YouTube e che insomma mostra anche la vostra attività. Questa è un'iniziativa che avevate fatto l'anno scorso. Esatto, era l'evento che ho organizzato l'anno scorso per appunto ospitare anche il mio maestro, che è stato il mio, diciamo, guru nel mio periodo di 2 anni in Brasile. È arrivato in Italia, ha invitato tutti i sambisti italiani, quindi ci sono varie scuole di samba in tutta Italia. Abbiamo fatto questa parata, questo seminario del mio maestro, questa grande parata in Corso Italia, il 23 giugno, che intendo ripetere quest'anno ancora più in grande, addirittura forse estendendolo anche al ponente cittadino, magari a Pegli, farne una doppia versione. Che cosa ti affascina di più anche le persone che partecipano alla tua scuola? Perché ricordiamo che tu hai una scuola a Genova che si è occupata anche di insegna. Esatto. Il mio gruppo è formato dagli allievi che lezione, dopo circa 3 anni di lezione, sono diventati bravi, e quindi se ci esibiamo, e quello che unisce tutti è proprio l'energia di questa musica, che è spontanea, la bellezza di stare insieme e sentire queste vibrazioni, proprio il caso di dire, le vibrazioni dei tamburi che trasmettono allegria e empatia tra di noi. E devo dire che i miei allievi sono diventati bravissimi, adesso veramente riesco a sentire in certi momenti delle nostre performance la vera energia del samba, come un ricordo vivido ancora del mio periodo in Brasile. Quando tutti entrano in sintonia, quando c'è un momento magico, sì, di, diciamo, di astrazione, nel quale poi uno si dimentica un po' tutto, e l'energia della musica che conduce, sembra quasi di dimenticarsi il presente per quell'anno, ed è, penso che è quello che tutti gli artisti poi ricercano, no? Quel duende, quello stato un po' particolare che... La vostra attività dura tutto l'anno adesso, però insomma in occasione del carnevale, ovviamente il carnevale è per antonomasia, beh, quello di Venezia anche mi viene in mente, però insomma è certamente quello di Rio. A chi volesse partecipare, magari a costruire la vostra scuola in questi 2 giorni, può avvicinarsi, può partecipare, può provare? Assolutamente, è bene ricordare questo, perché molte persone poi dicono ma io non sono capace, non posso venire, invece il gruppo è un gruppo aperto. Capisco, mi sarei messo assolutamente così. Ma io devo dire che veramente c'erano persone che adesso suonano benissimo, che non avevano un'attitudine anche chiara all'inizio, invece con la passione, come dice il mio pezzo che stiamo ascoltando sottofondo, tutto con la passione, con l'amore si può fare, no? Si può fare. E infatti ci riusciamo, quindi possono venire alle nostre esibizioni e poi guardare di cosa si tratta, partecipare come ospiti, diciamo osservatori, e poi venire alla scuola e provare qualsiasi strumento, deciderne uno e pian piano, insomma, avvicinarsi e far parte del gruppo. Quindi io ho intenzione, assolutamente, c'è sicurezza di riuscire a suonare se c'è la passione, assolutamente, non è la musica per tutti, secondo me, è proprio lo spirito di questo tipo di cose, non è una cosa elitaria. È una musica che al tempo stesso sembra distante dall'esperienza musicale, culturale genovese, e però coinvolge. Che legame c'è? C'è un legame? Ma diciamo, io devo dire che ho insistito tanto, cioè avevo 3 allievi, poi continuavo, ne avevo 4, davo le lezioni gratis, insomma, ho insistito tanto. Il genovese però è così, quando una volta che si convince poi è fedele, insomma. Cioè, infatti è quello che accomuna forse il fatto che ci siano talmente poche cose di questo tipo qua, che quando uno le scopre poi gli si affeziona. E le segue esatto. Decisamente. A livello di sonorità però, insomma, è molto distante, insomma. Che cosa... Tanto per fare, una curiosità proprio mia, per fare una esibizione
di Samba. Quanti bisogna essere? Ecco, questo è una... Noi lo facciamo in 10, a volte 8, a volte 12, 15. In realtà le scuole a Rio, le vere scuole di Samba che partecipano al carnevale, alla competizione, quella ufficiale, sono in circa un numero di 300. Allora, per esempio, se non inizio a includere anche gli anziani, sarebbe bello includere anche... Vabbè, c'è tutto, voglio dire, c'è la socialità, c'è il fisico, perché poi bisogna tenerlo. È molto faticoso, è molto faticoso. Infatti ho ancora le mani, abbiamo fatto una parata domenica, ancora le mani come fatte da domenica. È molto dispendioso a livello di energia. Ovviamente più si è, più il suono si espande, quindi arriva più persone. Infatti per quello dicevo, è aperto a tutti, voglio ricordare questa cosa per riuscire a formare insomma, almeno un gruppo di 30-40 persone, già uno standard buono. Allora, facciamo così Andrea, io ti chiedo di ricordare gli appuntamenti di domani e domenica, che tempo permettendo, esatto, domenica però dovrebbe andare bene. Ci speriamo, fare da mezzo, esatto. Dove trovarli, però ricordiamo anche dove trovarli per tutto l'anno, perché insomma noi vorremmo avere a questo punto una... orchestra, un gruppo bello, anche perché con i mondiali alle porte, insomma, vorremmo poter vedere le partite degli azzurri con poi il vostro accompagnamento musicale. Sarebbe il massimo. Esatto. Piazza dei Ferrari, 300 persone. Esatto, esatto, la critica alla fine con tanta passione per il Brasile che non facciamo la barricata per il Brasile. No, assolutamente. Dove trovarli? Allora, gli appuntamenti per gli appuntamenti live sono domani in via Balbi alle 4:30 fino alle 7 circa, una parata lungo via Balbi. C'è anche una piccola sorpresa che sarà un flash mob sul treno, non so se lo devo dire o non posso dire, magari ci fermiamo, ormai l'ho detto. Ormai abbiamo intenzione di andare a Brignole, come abbiamo fatto già 2 anni fa, e suonare sul treno da Brignole fino a Princeton per poi arrivare a Samba. Credo di sì, se paghiamo il biglietto, e quindi arriviamo poi in via Balbi e facciamo via Balbi. Invece la domenica, carnevale di Sarzano alle 2:30, sempre con i bambini, poi ci trasferiamo al Porto Antico dalle 4 alle 7 circa e facciamo tutto il giro del Porto Antico con questo corteo festoso composto anche dai miei allievi bambini che anche loro faranno una parte di batucada. C'è anche una piccola orchestra che ha blocco già Mirin, dei piccoli in evoluzione, quindi sono alla fine i sambisti del futuro. Esatto, giustissimo, i sambisti genovesi del futuro. Invece la scuola è al centro sottostrada, in via superiore della Noce 41 Rosso, in zona San Martino, e tengo le lezioni martedì dalle 8 alle 9:30 e il giovedì dalle 6:30 alle 8, questo per i principianti. Poi c'è anche la lezione degli avanzati, dove poi chi impara passa nell'altro gruppo, che è il gruppo che va a fare le esibizioni. Benissimo, allora facciamolo vedere, perché non l'abbiamo ancora fatto vedere, in realtà ci siamo innamorati talmente del ritmo della musica, ci siamo scordati di fare vedere la locandina di domani. Allora ne approfittiamo, ve la facciamo vedere, perché così ci sono tutti gli appuntamenti per chi non avesse avuto modo di sentire. Eccoli qui, potete prendere nota anche degli appuntamenti di questo weekend, appunto sabato 1 marzo partenza da Verba per le 16:30 e poi domenica 14:30 da Porta Soprana e poi tutti per la parata finale verso il Porto Antico. Io ringrazio Andrea Trabucco, fondatore Scuola CEI, ci rivedremo anche attraverso il primo canale Sound. Grazie. No, già non so, sicuramente è molto trascinante, molto bello da ascoltare, però se siete 300 vengo, tanto uno su 300. Grazie Andrea. Grazie. Buon lavoro, ci proviamo per qualche istante, tra poco altri aggiornamenti di cronaca, torneremo in redazione alle 11, nuova edizione del telegiornale, restate con noi.